Oggi realizziamo una ricetta che può essere un contorno, ma anche un secondo piatto a base di verdure. Le vedete? Sono delle bietole a costa larga, una verdura veramente ricca di tante buone proprietà. Innanzitutto adatta a tutti, anche a chi sta seguendo una dieta, perché alimento poco calorico, ma poi sono anche ricche di vitamine, sali minerali e molto versatili in cucina. Generalmente le coste sono sempre abbastanza pulite. Bisogna solo togliere la parte finale del gambo che ci aiuta anche subito a separare tutte le foglie e poi pratichiamo delle piccole incisioni che ci permettono di tirare via questi filamenti. Quei 10 minuti di cottura per le nostre coste, che adesso devono scolare per bene. Ma noi nel frattempo non ci fermiamo perché andiamo a preparare la besciamella con 50 g di burro, 40 g di farina e circa mezzo litro o 600 ml di latte. Componiamo il nostro piatto disponendo una accanto all'altra le coste di bietola. Dopo il primo strato di verdure, copriamo con cubetti di mozzarella per pizza, una manciata di formaggio grattugiato e qualche cucchiaio di besciamella, per poi proseguire esattamente così, alternando gli ingredienti fino ad esaurirli. Per l'ultimo strato, ancora coste di bietole, formaggio grattugiato, due belle manciate e per finire del pan grattato che ci aiuterà adesso durante la cottura a formare una deliziosa crosticina. Intanto il forno è già caldo, non resta che infornare, quindi modalità ventilata 180 gradi oppure modalità statica 200 gradi. Ci vuole poco a realizzare un secondo piatto molto gustoso utilizzando le verdure e in questo caso abbiamo scelto di consumare delle bietole da costa. Vengono chiamate anche semplicemente coste, queste verdure ricche di buone proprietà nutritive e tanto facili da utilizzare in cucina anche per piatti gustosi e golosi come questo che state vedendo. Potete rivedere in qualsiasi momento questo video, ma anche tante altre video ricette semplici e buone come questa, seguendoci sui nostri social, quindi cercando Vivo Mangiando o Cibo Doc.